calcolo matematico. Se mettete insieme la parola troll più pesce, in automatico vi verrà fuori Magikarp. E chi se non lui potevano inserire ieri durante l'evento troll del primo di aprile, quindi del pesce di aprile. Comunque, cancellato questo capitolo, oggi inizia veramente il nuovo evento, che è l'evento dedicato alla Pasqua, quindi non al mese di aprile, per cui tra qualche giorno ce ne sarà sicuramente un altro, mi verrebbe da dire di sì, perché altrimenti dal 4 in poi rimarremo completamente senza eventi. Ce ne sarà di sicuro uno, ma adesso concentriamoci su questo evento e quindi andiamo a vedere insieme cosa hanno introdotto. Bentornati miei ombri in questo nuovo video ride update extra speciale su Pokémon Spada e Pokémon Scudo. Come vi ho detto un istante fa, questo evento è dedicato alla Pasqua e tra un istante capirete anche il perché. Insomma, non è difficile capirlo e comunque, vabbè, ve lo spiegherò io. Allora, servi... Ecco qua l'immagine, dai. Avrete già capito. All'interno dei raid troveremo dei Pokémon pertinenti alla Pasqua. Ossia dei Pokémon che assomigliano o che sono effettivamente dei conigli. Qua ne potete vedere alcuni. Perfetto. Ma la cosa interessante qual è? Shiny Azumarill. Ebbene sì, e sarà possibile catturarlo. Poi c'è anche un altro Pokémon, Gigamax, fantastico, che però non è catturabile. Quindi anche lì potete volendo farmare un po' di materiali. Sarebbe stato bello poterlo catturare, ma no. Allora entriamo nella scheda dell'evento, che parte da oggi naturalmente fino al 4, quindi fino al giorno di Pasqua, ma come al solito da noi sarà lunedì 5 ore 1. A una stella vediamo un po', abbiamo Meryl, Bannery e Bunnelby. Due stelle Azumarill, c'è già, Lopunny, Digesby, e poi a 3 stelle, a 4 stelle sono tutti uguali. La ciccia arriva dalle 5 stelle, eccolo qua, la Azumarill Shiny, veramente bello, molto interessante. Se volete potete entrare sul mio server Discord, magari se c'è qualche buon'anima che ne riesce a trovare uno, vi osta, si sa mai, potete fare qualche raid insieme. E l'altro Pokémon di cui parlavo è Cinderace, Cinderace Gigamax, ma, guardate un po', catchable no, quindi non si può catturare. Però rilascia qualche strumento utile, più o meno utile. Ci sono le pepite che rilasciano anche altri. In realtà qua cosa abbiamo? Adesso io qui dalla miniatura non le riconosco neanche. Qua abbiamo pipì su, caramelle. Questo che strumento è? Giusto per vedere. Mushroom, quindi un fungo. Una fragranza. Ah, ok. Perfetto. È un oggetto da vendere per ricavarci soldi. Benissimo. Ok, Pokémon Scudo, stessa cosa. E quindi direi che me ne posso... E inizio la caccia al Pokémon evento. E non sarà facile come sempre. Ma prima devo collegarmi a internet, altrimenti i raid non si aggiornano. Quindi ve lo ricordo, c'è bisogno di dirlo, sì, perché qualcuno ancora me lo chiede. Per aggiornare i raid dovete o collegarvi a internet se avete Nintendo Switch Online, oppure scaricare il bollettino delle terre selvagge direttamente da dono segreto. Qua, ricevi il bollettino delle terre selvagge. Niente di più semplice. Poi giusto per chiarire ogni dubbio, visto che è una domanda che mi viene fatta spesso anche questa, serve il pass d'espansione per poter usufruire di questi raid update? Ma ovviamente no, perché se voi infatti avete il gioco base, i raid update coinvolgono anche le terre selvagge, queste qua, ok? Poi se avete anche il pass di espansione, i raid update valgono ovviamente per le terre selvagge, chiamiamole, all'interno delle terre innevate della corona e anche nell'isola solitaria dell'armatura. Potete decidere. Adesso mi metto alla ricerca di un Pokémon. Vediamo se qua c'è qualcuno che cerca qualcosa, aggiorniamo gli sticker. Nada, va bene, ok, farò da solo, come al solito. Eccolo qua, una Azumarill a 3 stelle, purtroppo quindi non
avrò la possibilità di incontrare lo Shiny, ma tanto anche se fosse stato a 5 stelle, la percentuale è talmente bassa che mi rifiuto di credere che al primo tentativo l'avrei trovato Shiny. Va bene, cambiamo Pokémon. Chi gli mandiamo questa volta? Ma sapete che potrei mandargli anche Venusaur. Bel Venusaur. Oh, Shiny. Vediamo. Dovrei averlo. E Gigamax? E Gigamax? Non mi ricordo neanche. Questo non è Gigamax. Ah, dannazione. Gli devo dare il fattore Gigamax. Questo è Gigamax, ma non è Shiny, di sicuro. Ah, va bene. Lasciamo perdere Venusaur, perché questo è all'85. Voglio Pokémon Gigamax, non mi interessa se tanto è facile. Allora, vediamo un po'. Celebi. Questo è al 60. Andiamoci a prendere quello buono. Eccolo qua. Selezioniamolo e via. Sfida in solitaria. Lo so, non è Gigamax, ma Celebi non è Gigamax, quindi va bene così. Vai, sfida in solitaria. Per forza. Sempre solo soletto. Entrate su Discord, ragazzi. Dai che... si organizzano dei raid, si possono organizzare dei raid tranquillamente. In più c'è una community dietro, anche se non ci sono io, ci sono altre persone, tranquilli. Avanti Celebi. Celebi, Celebi. Ok. Torkoal. Dynamaxiamolo e Dynafloras. Oh yes. Credo di non aver mai visto Celebi Dynamax, cioè Dynamaxizzato. Vabbè, non che cambi in effetti, però semplicemente così, per dire. Eccolo qua. Beh, Celebi comunque è uno dei miei Pokémon misteriosi preferiti, bellissimo, veramente. È una flora. Onesto, vabbè che è a 3 stelle, quindi pure brutto colpo. Lancia fiamme, mi sembra una buona mossa, insomma. Anche per me che sono scarso, riesco a capire fino a lì che sarebbe meglio non utilizzare una mossa fuoco contro un Pokémon di tipo acqua. Ma ok. Allora, Dynaflora di nuovo e questa volta mi sa che Azumarill ci saluta. Oh yes. Ti catturo o non ti catturo? No. No. Ti ho già, mi sa, anche Shiny addirittura, però su Pokémon Home, credo. Va bene, comunque. Non catturiamolo. Vediamo cosa droppa. Solite cose. Caramella Esp. Caramelle Dynamax, che boh, ne avrò tipo 6.000. Roccia Armatura, Roccia Max... Grande Perla, Idrovampata, Idrobreccia, Fanghiglia, sì, vabbè. Vabbè. Ok, ragazzi. Allora, per questo video è tutto. Ci vediamo con Pokémon probabilmente il 5 per un nuovo video Red Update. Sul mio canale sta al momento andando in onda Immortals Phoenix Rising, anche se è un periodo dove alternerò un po' di cose, perché poi per una settimana, anzi una decina di giorni, non ci sarò dalla prossima settimana, quindi quella dopo Pasqua, qualche giorno dopo Pasqua andrò via e starò appunto per una decina di giorni fuori casa, ma dovrei comunque riuscire a prepararvi abbastanza contenuti da ricoprire tutto quel periodo lì. Uscirà Immortals, uscirà Mario Galaxy, perché l'ho ripreso in mano e lo voglio finire al 100%. E poi cosa potrebbe uscire? Qualcosa su Animal Crossing? Forse sì. Almeno un video su Animal Crossing e poi insomma, vabbè, le solite cose. Seguitemi e lo scoprirete. Bene, per questo video è tutto. Mi raccomando, spolliciate, commentate, iscrivetevi, attivate la campanellina. Tutti i link utilizzati a quel messaggio li trovate qua sotto nella descrizione. Noi, come sempre, ci rivediamo al prossimo video.